oggi nuovo video, questo sarà il video sui miei acquisti fatti dal sito Eccoverde. Infatti il pacchettino mi è arrivato qualche giorno fa, eccolo qui, e ho pensato di fare un ordine dal sito Eccoverde per varie motivazioni. Una fra tutte il fatto che mi mancavano alcune cose che volevo acquistare e che riuscivo a reperire appunto sul loro sito. Secondo di poi c'erano le promozioni sui marchi italiani, quindi i marchi italiani erano scontati del 10%. E poi altra cosa che mi ha portato a fare l'ordine è che io seguo un'applicazione, cioè ho scaricato un'applicazione sul telefono, non so se voi la conoscete, si chiama Verde Bio, comunque il nome corretto se l'ho detto male ve lo lascio scritto, che è veramente tanto comoda perché con questa applicazione si possono scoprire gli inci dei vari prodotti, vedere se sono bio, se non sono bio, oltre al fatto che molti prodotti hanno anche delle recensioni di altre ragazze, quindi io la trovo veramente un'applicazione ottima. Nelle varie sezioni di questa applicazione ce n'è una con gli e-commerce, quindi con i siti che rivendono prodotti bio consigliati, e molto spesso ci sono anche delle promozioni, quindi dei buoni, degli sconti. Io spesso vado a sbirciare quella sezione lì e c'era un buono di 5 euro di sconto facendo un ordine di 50 euro dal sito Eccoverde con appunto un codice fino a non mi ricordo che data, e ne ho approfittato. Tra parentesi, io non sono stata pagata o mi hanno detto di fare pubblicità a questa applicazione, ma semplicemente è il mio parere personale. Vi lascerò magari se vi interessa l'applicazione il nome corretto qua sotto, se ve l'ho detto giusto, bene così. Mi pare si chiami Verde Bio, ma la trovo veramente un'applicazione ottima, oltre al fatto che spesso si trovano promozioni sui siti e sono anche consigliate alcune bioprofumerie invece fisiche. Purtroppo nella mia zona non ce ne sono tante. Comunque, altra cosa, se conoscete altre applicazioni di questo genere, che magari dove si può trovare l'inci dei prodotti, delle recensioni di prodotti o cose così, ovviamente fatemi sapere. Dopo questa parentesi, direi di iniziare da cosa ho ordinato. Allora, come prima cosa ho ordinato due shampoo della Lavera, questi qui che me l'avete suggeriti voi in diversi video, sia nel video haul del primo ordine che ho fatto da Eccoverde, se vi interessa magari ve lo lascio linkato qua, e poi mi pare anche nel video haul dell'Esselunga dove avevo acquistato degli shampoo Lavera, però all'Esselunga io non riesco a trovare questo shampoo qui, cioè questo specifico al limone per capelli grassi, e visto che appunto sul sito Ecco, verde c'erano, dovevo fare un ordine, ne ho approfittato e ne ho presi due. I prezzi precisi non me li ricordo, se riesco ve li lascio scritti tipo qua e là, comunque li ho pagati sui 3 euro. Poi ho ordinato dell'HD due oli. Allora, uno è l'olio di Amla, questo qua, che ancora non ho provato. In realtà tipo l'ordine mi è arrivato ieri, però alcune cose già non ho resistito e le ho provate, altre invece ancora non le ho provate. Ed è costato, se non sbaglio, 9,90 euro o 9,99. Si presenta in una boccetta di vetro, sono 100 ml di prodotto, appunto dovrebbe essere un olio fortificante per i capelli. Poi, sempre dell'HD, ho preso un altro olio di cui ne ho sentito parlare veramente tanto bene, anche questo sui 9,99 euro. Questo invece l'ho provato ieri sera, ed è quello alle 10 erbe, che è contro la cellulite, ed è questo qui. Anche questo 100 ml di prodotto, anche questo in una boccettina di vetro. La prima cosa che vi posso dire è che la profumazione sa veramente tanto di erbe, infatti le 10 erbe nella profumazione si sentono, cioè sa veramente tanto tanto di erbe. L'ho applicato ieri sera prima di andare a dormire, ovviamente non vi so dire se contrasta la cellulite, però è un olio che si massaggia molto bene. È unto, essendo un olio, ma non è di quegli oli che rimangono troppo sulla superficie. Scusate. E quindi per ora, come prime impressioni, mi sta piacendo, vedremo un po' come si comporta con la cellulite. Poi, sempre della HD, ho acquistato questa che è una tinta per capelli. Ho preso la colorazione dark brown, da volume 100% erbe, certificato naturale. Si presenta, aspetta, la faccio vedere. Questa l'ho pagata tipo 6 euro e qualcosa. Con questa confezione qui, poi c'è un foglietto, penso ci siano le istruzioni d'uso, e qua cosa c'è? Questa che è una, penso una cuffietta, e poi ci sono i guanti. Vedremo un po' come mi trovo. Se riesco vi farò un video proprio su questa tinta e vi dico che sono arrivata a questa tinta perché siccome ho qualche capello bianco qua e là,
Ho pensato di andare a tingere un attimino i capelli. Ora, c'è da dire però che su questa tinta ci sono pareri contrastanti. Ho letto un po' qualche recensione. C'è chi dice che i capelli bianchi li copre e c'è chi dice che non li copre. Quindi staremo a vedere e vi dirò un po' la mia impressione. Poi ho acquistato una maschera balsamica ristrutturante della Biofficina Toscana, che sono, se non sbaglio, 200 ml di prodotto, sì, certificato ICEA, stop ai test sugli animali, un prodotto vegan, questa qui, nutritiva con olio di oliva bio toscano per capelli mossi e ricci. Io questa l'avevo acquistata tempo fa, mi era piaciuta tantissimo e siccome appunto fa un ordine ho pensato di approfittarne. Costicchia perché tipo l'ho pagata sui 9 euro, 8 euro, qualcosa del genere, però veramente mi è piaciuta tantissimo la prima volta che l'ho acquistata e visto che non avevo maschere ora ho pensato di approfittarne. Poi, sempre della Biofficina Toscana, ho preso questo prodotto e mi incuriosiva da tantissimo tempo ed è il fluido corpo al peperoncino. Io ho preso il formato piccolo da 100 ml di prodotto perché sennò c'è anche quello più grande da 200, però siccome quello più grande costava più di 10 euro, tipo 15 euro mi pare, e non avevo voglia di spenderci quei soldi, ho pensato di prendere il formato piccolo, provarlo e vedere un po'. Questo l'ho pagato sui 7 euro mi pare. All'incirca, comunque, prodotto certificato ICEA, stop ai test sugli animali, 6 mesi alla scadenza. E qua dice che la particolare sinergia tra l'elevata quantità di capsaicina contenuta nell'olio lito di peperoncino biocoltivato in Toscana, unita agli estratti di caffeina e tè verde, rende questo fluido un concentrato di sostanze rassodanti, rinvigorenti e riattivanti della circolazione favorita da un massaggio circolare. Questo prodotto l'ho provato ieri sera insieme all'olio, infatti è un trattamento che voglio provare a fare in combo. Vi devo dire che si assorbe molto bene, non lascia la pelle un ticcio appiccicaticcio, che ovviamente non vi so dire se rassoda o meno, però vi farò sapere poi successivamente. Vi devo anche dire, devo dare un annuncio di cui non me ne fregherà niente, però siccome quest'estate mi ero messa sotto con i workout, gli esercizi che poi ho lasciato un po' stare la cosa. Ho ripreso tipo lunedì, quindi 2 giorni fa. E quindi ho pensato di andare a combinare i workout con prodotti un pochettino specifici per vedere se vedo qualche risultato e niente, vi farò sapere. Poi ho acquistato un idrolato della Biofficina Toscana, idrolato puro biologico da coltivazioni locali, questa volta ho preso quello al rosmarino. La volta scorsa l'avevo preso alla salvia, mi sta piacendo, lo utilizzo come tonico, anche questo lo utilizzerò come tonico, anche se dice che si può anche utilizzare per capelli e cute. È un prodotto certificato ICEA, non testato sugli animali, prodotto vegan, 100 ml di prodotto, 6 mesi alla scadenza. Allora, c'è da dire che per quanto riguarda l'idrolato di salvia, quello che sto praticamente smaltendo ora, non mi piace tanto la profumazione, però ho scoperto che andando ad usare questo, non mi piace nemmeno la profumazione di questo, quindi io credo di non avere un buon rapporto con gli idrolati perché hanno profumazioni molto intense, però si riescono comunque a utilizzare. Poi ho acquistato, allora, questo prodotto che veramente ne ho sentito parlare, straparlare, alla fine mi sono detta, lo provo, ed è il deodorante della Schmitz, non so come si pronuncia, comunque questo qui, che si presenta in barattolo. Io ho preso quello da 50, mi pare, 50 ml, non lo so. Comunque ho preso il formato quello più grosso, perché sennò c'è quello più piccolo e costa invece tipo 6 euro o 5 euro. Questo l'ho pagato parecchio sui 5 euro. È un deodorante in crema. A me questa cosa non fa impazzire, nel senso che io non vado matta per i deodoranti in crema. Comunque all'interno si presenta con la spatolina, appunto c'è il deodorante. Però ne ho sentito parlare tanto bene da molte ragazze che dicono che ha una durata fantastica, nonostante all'interno non ci siano sali d'alluminio. E siccome ora sto utilizzando quello della Dove, ma voglio tornare a utilizzare deodoranti senza sali d'alluminio, soprattutto ora che torno al freddo, ho pensato di approfittarne e vi farò sapere un po' come mi trovo. Poi ho acquistato, allora, della Biofficina Toscana, altro prodotto di cui ho sentito super parlare, quindi alla fine ho ceduto. È questo scrub labbra, quello scrub labbra goloso, è anche questo prodotto certificato ICEA, non testato sugli animali e sono 15 ml di prodotto ed è questo qui, oddio, mi sto cascando, comunque questo qui si presenta in questa piccola confezione, anche molto molto carino.
Aroma dolce, ancora non l'ho provato, comunque vi farò ovviamente sapere, come vi farò sapere di tutti i prodotti. Poi, vediamo un po', ho preso, perché mi mancava e ne avevo bisogno, il tea tree oil. Ho preso questo qui della Dottor, no, della Dottor, che è Organic della Biopark Cosmetics, 100% naturale, 10 ml di prodotto, pagato sui 6 euro, comunque un normale tea tree oil, però siccome mi ero trovata tanto bene ad andarlo a utilizzare quando mi vengano fuori i brufoli, quelli un po' più grossi, per sfiammarli e per seccarli prima, l'ho acquistato. Poi ho preso, allora, questa, che tutte le volte che vado sul sito dell'Eccoverde vado nella sezione extra e me ne ero innamorata già tipo da mesi, da quando è uscita, insomma da diverso tempo fa. Ho preso questa boccettina della Puro Bio, ci sono con tantissime fantasie, io ovviamente l'ho presa con cuori perché sono una malata fanatica di cuori ed è veramente troppo troppo carina. Sapete le cose che alla fine non ne avete l'esigenza, non vi servono, ma in quel momento, dal momento in cui le vedete, sentite che ne avete assolutamente bisogno. Ecco, è successo così. Poi ho acquistato due maschere della Lavera, una idratante, questa qui, aspettate, questa, e l'altra invece è purificante al sale e limone, sì, sale e limone, queste qui. Poi queste le ho pagate tipo 1,40 euro circa l'una. Poi ho preso dei prodotti della Puro Bio, che mi interessavano veramente da tanto tempo. Una tra tutte la Indissoluble Puro Bio Cipria Compatto Opacizzante Effetto Seta, Nickel Tested, prodotto vegan, made in Italy, 6 mesi alla scadenza. Io ho preso la colorazione 02, perché in realtà volevo prendere la 01, che è quella, se non sbaglio, neutra, però era finita e quindi ho preso questa qui, anche perché la cipria della Benecos, che sto utilizzando ora, praticamente la sto smaltendo e una volta finita volevo provare questa perché ne ho sentito parlare veramente tanto tanto bene. E poi ho preso una matita labbra, Puro Bio Cosmetics, il biologico per tutti, non testato sugli animali, nickel tested, prodotto make-up certificato bio. E ho preso la colorazione, vediamo un po', 08 mi pare. Ed è 12 mesi alla scadenza, comunque è un nude, ed è quella anche che sto indossando in questo momento, non so quanto si veda, però veramente come prima impressione mi sta piacendo. Poi ovviamente mano a mano che la utilizzerò vi farò sapere. L'ho utilizzata a mo' di tipo le pastello della Neve Cosmetics su tutte le labbra. E poi l'ultimo prodotto da cui è partito tutto questo mega ordine è il fondotinta della Puro Bio, il Sublime Fondotinta Liquid Foundation Nickel Tested, cosmetico biologico, prodotto vegan. Sono 30 ml di prodotto. Quando l'ho visto ci sono rimasta perché è bene 30 ml, ma è veramente piccolino. Io ho preso la colorazione 02. Ero indecisa tra la 0302, voi non avete idea di quanto sono stata su YouTube a vedermi tutti i video di altre ragazze in cui ne parlavano, guardarmi tutte le foto su Instagram, guardarmi i vari vlog. Alla fine ho optato per la 02 perché ero indecisa tra la 02 e la 03. Però in realtà è anche il fondotinta che sto indossando in questo momento, è perfetto, è parecchio chiaro, però sapete, io sono veramente tanto chiara e forse lo 03 per me sarebbe stato un tocchino più scuro. Di conseguenza preferisco questo che avere un fondotinta che mi vada a scurire, anche perché tanto con l'andare del tempo, soprattutto ora che si va verso dicembre, gennaio, mi andrà a sbiancare ulteriormente. Quindi è perfetto questo. Poi, vabbè, qui c'è la fattura. Mi hanno mandato dei campioncini. Vediamo un po', questo della Lavera, che è una body lotion all'arancia, questa qui. Poi della Pai, questo che è un esfoliante illuminante, questo qui. Poi questo che invece, oddio, mi cascano, della Bioheart, dentifricio sbiancante protettivo, salvia e lichene, islandico. Wow, questo sono proprio curiosa di provarlo, prodotto certificato ISEA. E poi ultimo prodotto, il balsamo concentrato attivo della Biofficina Toscana, all'olio di oliva bio e alle proteine vegetali del fagiolo baccello. Questo qua, che non ho mai provato. E poi vabbè, c'era il buono sconto della Zalando che mettono in tutti i pacchetti. Credo in tutti i pacchetti, ma credo di sì. Niente, questi sono stati i prodotti che ho acquistato dal sito Eccoverde. Fatemi sapere se avete già provato questi prodotti, cosa ne pensate, se ne avete altri da suggerirmi. Come sempre, io aspetto i vostri suggerimenti. Vi mando un enorme bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!